sono emozionato quanto voi, ragazzi, anche perché questa è stata un'edizione particolare, è andata benissimo. Ogni giorno abbiamo avuto un pubblico fantastico. È stato un anno veramente, veramente bello. Ho avuto dei colleghi qui sul palco che, insomma, siete stati fantastici. È stato, a prescindere dallo stare sul palco, tutto il lavoro che c'è stato prima, vi ringrazio tantissimo. Ringrazio Vittoria, ringrazio Valentina, ringrazio Ciccio, una new entry di quest'anno. Davvero, per me è stato emozionante ed è stato divertente. Una bellissima esperienza. Questo lo dico, ero felice di farla e oggi posso dire felicissimo di averla fatta. E noi siamo felici di averti qui con noi. Speriamo di poter fare tante altre cose insieme. Abbiamo un altro ospite. Eccola Sofia, noi, lei è la mascotte, la nostra mascotte. Ciao Sofì. Ringraziamo il nostro direttore di palco Luca Gatto, è stato eccellente in tutto quello che ha fatto. Ringraziamo la Urban Media Agency. Vabbè, dai, alzati un attimo, fatti vedere, dai. Ringraziamo il nostro fonico, abbiamo ringraziato Filippo, il nostro service, ringraziamo la Urban Media Agency, tutto lo staff, ringraziamo Pierpaolo Drogo come figura di Urban Media Agency, anche grazie a lui noi siamo qui. Questo anfiteatro così pieno, già non posso che essere assolutamente felice. La Vica Rock rappresenta ormai per Di Grande un'altra perla, perché dico, essere arrivati alla 19ª edizione chiaramente vuol dire che è qualcosa che funziona, quindi che anno dopo anno va a crescere, e questa è una cosa sicuramente positiva. Ripeto, la risposta è nella presenza. Io devo dire, tra le altre cose, che la Vica Rock mi piace, ma mi dà anche la possibilità, devo dirvelo con tutta franchezza, di lavorare anche poco, perché a questa manifestazione mi aiuta tantissimo collega Carmelo Gatto, quindi me la vedo un po' di striscio, quindi è loro che voglio ringraziare in modo particolare. A tutti voi un grazie per essere qui, grazie a voi, e l'appuntamento sicuramente con la Vica Rock per l'anno prossimo, con noi vedremo. Grazie a tutti. Ti lascio la parola. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Via Grande. Ogni anno è una scommessa che speriamo ogni anno di vincere. La 19ª edizione di La Vica Rock, dopo 19 anni, è davvero un evento istituzionale a cui questa amministrazione ha sempre creduto e ha sempre cercato di portare avanti, perché riteniamo che la musica, soprattutto la musica rock, ormai sia rimasta uno dei pochi strumenti che permette di fare aggregazione. Noi è il quarto anno che questa amministrazione organizza la Vica Rock, per quanto ci riguarda al momento è l'ultima, giusto dal punto di vista amministrativo, l'anno prossimo chi lo sa? Chi lo sa? E per cui più che un bilancio di questa edizione diventa quasi un bilancio degli ultimi anni. La Vica Rock è cresciuta, è diventata quello che è oggi grazie a chi ha creduto in questa manifestazione, ci ha buttato veramente la vita con la loro passione e la loro organizzazione. Quindi io ringrazierei ufficialmente Pierpaolo Drogo e Urban Media Agency, che ci consente di avere tutto quello che noi vediamo in questo momento. Sì. Sperando in una continuazione di quello che siamo riusciti a realizzare. Beh, lo speriamo momento. Tutti, lo speriamo tutti. E poi l'ultima, è davvero andiamo via. Più che altro un dovere morale, perché ecco, sono anche emotivamente coinvolto. Questa è più emozionante, sì, diciamo. Sì, infatti non la leggerò anche io. Per il semplice a chi in qualche modo mi è stato sempre accanto, sempre vicino, a lavorare in silenzio, in sordina, senza mai pretendere nulla, soltanto per l'affetto che un fratello può dimostrare. Quindi grazie. A chi, mosso dalla sola passione di contribuire alla realizzazione di una grande manifestazione e alla voglia di rendere quanto migliore possibile l'operato di un fratello, l'amministrazione comunale ringrazia Luca Gatto per l'impegno profuso in questi anni. Bravo Luca! Grande Luca! Bravo. Grande Luca.